Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao a tutti, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata ragionerò rapidamente del mini micro dronino RC F606 che, come potete vedere, è davvero piccolino, leggerissimo, e il piccolo radiotelecomando ha delle funzioni specifiche per poter essere utilizzato. E in questo episodio andrò a sintetizzare in un brevissimo videocorso come andare a utilizzare e pilotare il mini micro dronino Drone Fold RC F606. Ciao. Con la manopola di sinistra si controlla la quota, l'atterraggio e la possibilità di rotazione del drone in volo. Se spostate in avanti la levetta di sinistra, il drone salirà di quota. Se invece la premete verso il basso, il mini micro dronino tenderà a perdere quota ed atterrare. Se afferrate la levetta di sinistra e la spostate orizzontalmente verso la vostra sinistra, il mini micro dronino ruoterà in senso antiorario. Se invece la levetta di sinistra la spostate orizzontalmente alla vostra destra, il mini micro dronino effettuerà una rotazione in senso orario. Esistono due pulsanti di accensione. Il primo, quello centrale sul radiotelecomando, accende le funzionalità operative del radiotelecomando per poter, diciamo, contattare in wifi il mini micro dronino. Tuttavia, se accendete il radiotelecomando, di per sé non succede niente, dovete accendere anche il mini micro dronino, che ha un bell'interruttore sopra, diciamo, sopra il mini micro dronino, che è possibile premerlo ed accenderlo. Ovviamente precedentemente è necessario inserire la batteria. Questa è un'opzione molto importante perché invece di stare a smanettare su fili elettrici piccolissimi con i quali occorre dita dei puffi, questo bel mini micro dronino ha una grossa batteria che si innesta ad incastro, né che è facile inserire e disinserire, e poi ha un pulsante di accensione come tutti i normali elettrodomestici. La levetta di destra invece controlla i movimenti in avanti, indietro e gli spostamenti laterali del mini micro dronino. Se lo spostate in avanti, la levetta di destra si muoverà in avanti il mini micro dronino rispetto alla sua prua. Se lo tirate praticamente la levetta di destra verso il basso, il mini micro dronino arretrerà rispetto alla sua prua. Se invece spostate la levetta di destra verso la sinistra, il drone si muoverà lateralmente a sinistra. Se spostate invece a destra la levetta, il mini micro dronino si sposterà lateralmente a destra. È particolarmente importante la modalità di controllo headless, che la potete attivare premendo il pippolino indicato. Se pigiate il pippolino, attivate la modalità headless la prima volta, la seconda volta la disinserite. Fate attenzione che sul radiotelecomando non ci sono indicatori luminosi che confermino l'azione attiva della modalità headless, quindi se volete pilotare il mini micro dronino con la modalità headless, prima di effettuare il decollo attivate la modalità headless. In questo modo il mini micro dronino, per quanto riguarda i comandi della levetta di destra, effettuerà tutte le stesse, diciamo, spostamenti. Se spostate in avanti la levetta, il mini micro dronino si allontanerà, qualunque sia la sua posizione, a prescindere dalla sua prua.
Se invece tirate verso il basso, il mini microdronino si avvicinerà verso di voi qualunque sia la sua prua. Se invece spostate a destra, il mini microdronino si muoverà lateralmente alla destra del radiotelecomando qualunque sia la sua prua. Se invece spostate a sinistra la levetta di destra, cioè la levetta del controllo di destra, il praticamente mini microdronino si sposterà lateralmente a sinistra qualunque sia la sua prua. Il pippolino indicato invece attiva la modalità del 1K return. Alla prima pressione si attiva il ritorno, alla seconda pressione si disattiva. Si disattiva anche istantaneamente il 1K return se durante la fase di richiamo si inviano con il radiotelecomando dei movimenti diversi, ad esempio allontanamento o spostamento laterale. In questo caso il ritorno automatico viene bloccato. Nell'utilizzare la funzione di 1K return, ricordatevi che questa è una funzione di emergenza. Qualora perdeste per qualche ragione il controllo del mini microdronino, premendo questa funzione il mini microdronino ritornerà verso di voi in linea retta. Quindi ricordatevi che se tra voi e il mini microdronino in linea retta ci fossero, diciamo, degli oggetti intermedi, fate alzare di quota il mini microdronino, altrimenti potreste per andare a finire a fare degli incocci. C'è poi il comando del ciclico della potenza, ha solo due modalità. Al primo clic abbiamo la modalità principianti con il 30% della potenza, al secondo clic si ha due beep e si attiene la modalità esperti con il 100% della potenza. Ora questo moscovito è velocissimo, veramente un missile, perché è leggerissimo, praticamente non ha alcune funzioni, non ha telecamera, non deve comprimere né immagini audio né video, e quindi praticamente tutta l'energia della grossa batteria è utilizzata per sostenere i motori. Quindi già in modalità principiante è una scheggia velocissima. Se poi utilizzate la modalità esperti diventa un vero missile. Vi consiglio di utilizzarlo solo esclusivamente in modalità principianti, perché altrimenti diventa difficile da manovrare essendo estremamente veloce. C'è poi la funzionalità di calibrazione dei comandi. Afferrate le due levette e tiratele verso le ore 5 e le ore 7, mantenetele premute per un paio di secondi, dopodiché l'autocalibrazione dei giroscopi sarà completata. Ricordatevi, prima di fare questo, di appoggiare il mini microdronino su un punto praticamente piano. Ci sarebbe poi da discutere sulle modalità del volo acrobatico, attivando le funzionalità praticamente delle rovesciate con volo rovescio, oppure degli aggiustamenti per ottimizzare il volo a punto fisso. Questa però è una guida superficiale e sintetica, e per questi dettagli vi invito a leggere il bel e dettagliato manuale, che è scritto sia in inglese, e dietro invece è scritto in giapponese, in cinese non ci si capisce nulla. Ma comunque, diciamo, in linea generale sulla carta il mini microdronino è dato per un quarto d'ora di volo, perché praticamente non ha telecamera, non deve, diciamo, digitalizzare né fotografie né comprimere un flusso audio e video, non deve sostenere alcun campo wifi per inviare informazioni. Tutta l'energia della grossa batteria è convogliata ai piccoli motori, il drone è leggerissimo, di conseguenza il tempo di volo di questo mini microdronino, una volta caricata la batteria, è veramente stupefacente, nonostante sia velocissimo già soltanto in modalità principianti. Io vi consiglio di acquistarlo perché è veramente un oggettino
fantastico che vi permette di sfruttarlo sia in modalità indoor, che è già difficile da manovrare perché è veramente veloce. Se non volete buttare giù praticamente dei lampadari, è meglio se lo adoperate per le scale oppure diciamo in un in garage o comunque in un luogo oppure sotto un porticato in condizioni ambientali buone senza vento. Meglio ancora se andate diciamo in un campo oppure in un giardino pubblico bello ampio, in condizioni meteo ottimali, quindi senza vento e con una bella giornata di sole, e vi potrete diciamo divertire con fino a un quarto d'ora di tempo con questo mini microdronino che già in modalità principianti sembra una Formula 1 da quanto è veloce, e se per caso attivate la modalità esperti diventa un vero missile. Un saluto, ciao!